Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Vediamo le notizie di stamattina. Coronavirus, Conte dice riaperture, studiamo a qualche anticipo, le regioni con meno contagi. Accelerare su negozi e parrucchieri, il Premier conferma la possibilità appunto di accelerare. Il governatore Ligure Toti dice chiederemo piani articolati regione per regione in modo da poter ragionare di anticipare un po' di riaperture alla prossima settimana. La Toscana punta a riavviare il commercio al dettaglio l'11 maggio e i bar, ristoranti e parrucchieri il 18 appunto. A Bolzano vorrebbe i negozi aperti già all'8, insomma in Emilia Romagna Bonaccini suggerisce al governo di anticipare ma prende le distanze dal sindaco di Ferrara Fabbri, la cui ordinanza per far alzare le saracinesche lunedì è stata bloccata dal prefetto. Coronavirus, numero dei guariti supera quello dei malati, crescono le vittime giornaliere, sono 369, trend contagi torna a salire, 0,67%. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus il numero dei guariti supera quello dei malati. I primi sono infatti 93.245, mentre gli attualmente positivi sono 91.528. Il numero così alto di pazienti guariti nelle ultime 24 ore, oltre 8.000, appunto sottolinea così la Protezione Civile, è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti. Virus non votò sfiducia a Gallera, consigliera di Italia Viva tra i candidati alla presidenza della commissione d'inchiesta in Lombardia. Patrizia Baffi piace alla Lega e a Forza Italia, il partito dell'assessore al welfare. Il regolamento stabilisce che siano i partiti di opposizione a indicare il nome del presidente, ma in commissione servirà la maggioranza assoluta dei voti. Coronavirus, Franceschini dice verso esenzione tassa suolo pubblico per bar e ristoranti per 6 mesi, chieste a Europa regole comuni per viaggi. I viaggi si faranno ma saranno vacanze diverse, così in Senato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha illustrato le nuove misure che saranno inserite nel decreto di maggio che il Consiglio dei Ministri ha in programma di firmare appunto questa settimana. Tra le idee per far ripartire uno dei principali settori in Italia, quella di un bonus vacanze che toccherà diverse famiglie a seconda del reddito, cedendo una parte del tax credit alla struttura ricettiva, ma non solo, previsti aiuti anche per l'affitto e aiuti a fondo perduto. Coronavirus, Airbnb taglia 1.900 posti e Uber 3.700. Con il lockdown crolla la domanda, il coronavirus travolge appunto la sharing economy. Airbnb riduce la sua forza lavoro del 25%, tagliando 1.900 dipendenti. Lyft ne sopprime il 17%, Uber annuncia che lascerà a casa 3.700 lavoratori, il 14% del totale, avverte che potrebbero esserci ulteriori tagli dei costi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Suicida nella sua azienda a Napoli, le ultime parole ai colleghi. Vedrete che ce la faremo a superare questa crisi. Ha provato fino alla fine a darsi forza e a infondere coraggio in chi gli stava accanto. In famiglia, agli amici e ai colleghi ripeteva nelle ultime settimane lo stesso mantra, vedrete che ce la faremo, abbiamo superato tante prove, supereremo anche questa crisi. Poi però negli ultimi giorni era sembrato taciturno, riflessivo, schivo, un atteggiamento comprensibile per chi in passato aveva superato una brutta malattia, per chi conosceva condizioni vicine alla depressione, uno stato d'animo che potrebbe essersi aggravato per le conseguenze del lockdown, conseguenze psicologiche ma anche e soprattutto economiche per chi ha la responsabilità di portare avanti un'azienda con tanto di operai e dipendenti a carico. Notizie da Treviso e dal Veneto.
Scuole dell'infanzia, piano sperimentale per la riapertura in Veneto. Le riaperture negli asili per i bambini da 0 a 6 anni inizieranno dalle province di Venezia e Rovigo, previsti gruppi di massimo 5 bambini con un educatore di riferimento. Il Mille Lire adesso rischia pronti a chiudere tutto, dicono. Spiega il titolare Albino Candelù, i soldi del governo sono prestiti che dovranno andare a ripagare debiti, gli aiuti sono un'altra cosa. Se continua così mi vedrò proprio costretto ad ammainare la bandiera una volta per sempre. Terribile incidente in A4, camion esce di strada e si rovescia, l'autostrada non è mai stata chiusa perché il traffico è stato fatto scorrere sulla corsia di sorpasso, mentre quella centrale e quella di marcia lenta erano occupate dai mezzi di soccorsi, autista miracolosamente illeso. Fase 2, il comune di Carbonera rimborsa il trasporto scolastico. In occasione dell'ultimo consiglio comunale, la giunta guidata dal sindaco Federica Ortolan ha utilizzato una variazione di bilancio per rimborsare le famiglie del paese. Al via il restauro a Treviso del terzo affresco in via Indipendenza. Si tratta della Madonna col Bambino, Sant'Antonio e Donatrice. Collocata al civico 4/6 di via Indipendenza, che potrà ritornare all'antico splendore, appunto grazie al supporto di Centro Marca Banca che sostiene l'intervento di recupero. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Gorizia ha un positivo in più, ma sono 5 i guariti. Ziberna dice indispensabile ripartire presto e servono fondi ai comuni. Riaprire tutto in sicurezza il più presto possibile, lo dico da tanto perché solo chi vive sul territorio in mezzo alla gente capisce la situazione e si rende conto che ogni giorno di chiusura in più ritarda la possibile ripresa dell'economia, favorendo la nascita di problemi sociali di difficile gestione. Commenta così da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. Sembra lo stia capendo anche il governo, che dalle ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio potrebbe decidere di anticipare la riapertura rispetto ai programmi precedenti. Mi auguro davvero che sia così, come mi auguro che vengano stanziati fondi sufficienti per la ripartenza e venga fatta chiarezza su tutti gli aspetti, a partire dalle scuole. A fuoco un vagone ferroviario, è successo nel tardo pomeriggio a Campo Marzio, maxi spiegamento di forze per domare il rogo. Incendio di un vagone ferroviario nella stazione di Campo Marzio a Trieste nella prima serata. Dopo l'allarme sono arrivate la prima partenza e l'autobotte dei vigili del fuoco del comando centrale di Trieste. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato insieme ai militari della Capitaneria di Porto e al personale di Rete Ferroviaria Italiana. Si taglia un dito in falegnameria, infortuni in un laboratorio di Restizza, l'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in una falegnameria di Restizza che è per cause in corso di accertamento. Un operaio di 50 anni del posto ha riportato la parziale amputazione di un pollice durante alcune operazioni di lavorazione del legname. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone nel reparto specializzato nella microchirurgia della mano. Infortunio sul lavoro a Bressa, un operaio si è ferito a un braccio ed è stato trasportato all'ospedale di Udine. Un infortunio sul lavoro nella tarda mattinata a Bressa di Campo Formido, per cause in corso di accertamento, un operaio, mentre era impegnato in operazione di smantellamento di una copertura, è rimasto ferito a un braccio riportando una ferita profonda. L'unico segno del tempo, una collaborazione in quarantena, il cantautore carnico Alvise Nodale e il gruppo cividalese 5 uomini sulla cassa del morto presentano il loro lavoro, un sodalizio che da tempo era in cantiere tra il cantautore carnico Alvise Nodale e il gruppo cividalese 5 uomini sulla cassa del morto, ha trovato lo spazio del suo compimento proprio durante la quarantena. L'unico segno del tempo è il risultato della collaborazione,
da Nodale, con un piccolo contributo del violinista dei Cinque, prodotto e arrangiato dalla band cividalese Alberto Corredig, Francesco Imbriaco, Davide Raciti, Leonardo Duriavig e Alberto Marinig, e mixata in casa dallo stesso Duriavig, bassista della band, che ha avuto l'opportunità di utilizzare in remoto, tramite le tecnologie disponibili, le attrezzature della Island Recording Studio di Francesco Blasig. Il brano è stato registrato interamente, restando ognuno nelle proprie case. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.